Dalla Torre Eiffel di Parigi al Colosseo di Roma, grandi monumenti e luoghi simbolo si sono ieri spenti in tutto il mondo per l'undicesima edizione dell'Ora della Terra, iniziativa ideata dal WWF e oggi rilanciata così dal suo direttore generale per l'Italia. Nell'anno in cui abbiamo visto uragani che non si erano mai visti, quando 8 degli ultimi 10 anni sono stati più caldi di sempre, quando le api sono disorientate perché non riconoscono più le stagioni, cos'altro dobbiamo aspettare per contrastare questo fenomeno che dipende poi in fin dei conti dai nostri comportamenti, dalle emissioni che noi produciamo consumando o facendole direttamente?